Adesso che mi sono sbarazzato di tutti questi vermi, tu sarai il prossimo, piccolo. Che cosa hai detto? Qual è il problema? Sembri spaventato, piccolo. No, al contrario. Adesso dimmi, come fai a sapere il mio nome? Qualcuno potrebbe dire che siamo fratelli. Chi sei? I miei segreti non verranno rivelati così facilmente. Ti distruggerò lo stesso, chiunque tu sia. Che spirito combattivo! Mi divertirà ad assorbirti, piccolo. Continua a chiamarmi con quel nome. Piccolo non c'è più. Puoi chiamarmi il Namecciano. E per quanto riguarda te, sei finito. Sono impressionato, Namecciano. La tua potenza è sbalorditiva. Sarai la mia pietra più soddisfacente. Non ci contare. Ed ecco la prima battaglia. Contro Cell. Ha DPS davvero infiniti, possiamo dire, dei valori ancora più alti rispetto agli androidi, e soprattutto una resistenza, una cosa che lo renderà particolarmente difficile da colpire e quasi impossibile metterlo KO definitivamente, ma non servirà. Poi dovremo dimezzare praticamente i suoi IPS, diciamo così, e per farlo utilizzerò la trasformazione in Super Namecciano. Non volevo farmi colpire appunto con il suo attacco della coda, che è particolarmente peculiare come attacco, ovviamente. Vede tutti cosa fa, assorbe energia. Oltre a questo, saprà colpirci normalmente e con una raffica di energia semplice. E adesso, Super Namecciano. La velocità aumenterà quasi come se fossimo dei Super Saiyan, e anche i valori aumenteranno, anche se in minor modo rispetto alla trasformazione in Super Saiyan, 6 ognuno a quanto pare, anche se non ne sono sicuro, sia sempre così, visto che 6 non mi sembra un valore da gioco preciso, ecco, quindi potrebbe variare, non ne ho idea sinceramente. Comunque è sicuramente più debole rispetto alla trasformazione in Super Saiyan, e questo a dimostrazione del fatto che i Saiyan sono più forti. E penso che, per questo motivo, ci sarà anche il fatto che l'energia si scarica in maniera più lenta. In ogni caso, ecco, maledizione. Questo attacco con la coda è davvero fastidiosissimo, perché praticamente vi blocca attaccarlo corpo a corpo, diciamo così. Purtroppo è anche prolungato, quindi se siete trasformati in Super Namecciano come è successo a me prima, perderete parecchia energia mentre vi colpisce. In ogni caso dovremmo quasi essere riusciti a sconfiggerlo. Caspita. Dannazione. Ok, ce l'abbiamo fatta. E tu chi sei? Quale mente distorta ha potuto pensare di spedirti qui in una macchina del tempo? Eh? Sono venuto qui di mia spontanea volontà. Sei molto saccente, piccolo, ma hai ancora molto da imparare. Kame! Ame! Non può essere! L'onda Kamehameha è un attacco di Goku! Ah! Ti ho in pugno adesso! E io ti opporrò resistenza! In men che non si dica, la tua energia sarà mia! Fate una ragione, piccolo. La tua ora è giunta. Senza il tuo braccio non hai alcuna speranza di battermi. Hai ragione. Non posso combattere senza un braccio. Ma non posso fare altro che arrendermi. Finalmente hai realizzato l'unità dei tuoi sforzi. Ma non rammaricarti, piccolo. Presto sarai parte di una qualcosa di talmente grande che nemmeno immagini. Che cosa vuoi dire? Sarai assorbito nella perfezione. Va bene, ma prima di sottomettermi a te, ti chiedo di esaudire la mia ultima richiesta. Dimmi, chi sei? E perché sento in te l'energia di Goku? E quella di Freezer? E quella di Vegeta? Molto bene, il mio nome è Cell. Sono un androide creato dalla mia grande mente del Dottor Gero. Nei suoi sforzi di creare un organismo combattimento supremo, il Dottor Gero ha ideato un congegno con cui unire le diverse cellule dei dottori più forti di tutto il mondo in un'unica e strabiliante cellula, coltivata come un'entità singola. Fortunatamente per lui, il dottore ha realizzato che il suo progetto era troppo complesso per poter essere terminato prima della sua morte, quindi ha programmato i suoi computer affinché portassero a termine il gravoso incarico da lui avviato. I dispositivi di puntamento del dottor Gero hanno raccolto cellule dai più grandi guerrieri. Mentre parliamo, il computer del dottore ha già raccolto le due cellule necessarie per il mio completamento al laboratorio. Stai mentendo! Abbiamo distrutto il laboratorio del dottor Gero e tutta la sua attrezzatura. Fortunatamente il computer era nascosto in un bunker sotto il laboratorio del dottor Gero. Adesso basta chiacchiere inutili.
Aspetta, ancora una domanda. Perché sei qui? Perché sei venuto in questo tempo? Penso di poter rispondere a quest'ultima domanda. La motivazione è semplice. L'energia dei soli esseri umani non mi basta. Sto cercando una fonte di energia specifica. Mi serve l'energia degli androidi numero 17 e numero 18. Vedi? Persino le forze di Goku, Vegeta e Freezer impazziscono di fronte a quelle degli androidi. Per questo motivo devo riuscire a catturare questa forza. Sfortunatamente nel mio tempo gli androidi numero 17 e numero 18 sono stati distrutti da Trunks. Ma per fortuna ho scoperto che Trunks possiede una macchina del tempo e ho deciso di prenderla in prestito. Ho liquidato Trunks abbastanza velocemente. Ma per poter entrare nella macchina del tempo sono stato costretto a regredire nella mia forma larvale. Dove lascio il futuro ho dovuto aspettare finché non ho potuto riacquistare la mia forma da combattimento. Mi sono nascosto da sottoterra e durante gli ultimi 4 anni sono rimasto in patente attesa. Sviluppandomi nella forma che vedi adesso. E ora, dopo aver assorbito questi androidi, diventerò l'essere più forte che sia mai esistito. Ma a quale scopo? Eri già l'essere più forte nel tuo tempo. Questo è vero, ma ho bisogno di androidi numero 17 e numero 18 per essere completo. Sono stato programmato per questo. Ovviamente potrebbe essere il DNA di Freezer e Vegeta che scorre nel mio sangue, la causa di questo mio desiderio di diventare più forte. Allora, sono finite le domande? Sì, sono pronto, hai detto più del necessario. Mi serviva solo un po' di tempo. Mi hai imbrogliato! Esatto, ho paura che non abbia nemmeno assaggiato l'intensità delle mie abilità. Te la farò pagare per avermi distrutto il braccio. Forse prenderò le tue. Siamo ancora in tempo! Guarda la pelle di quella creatura, deve essere la cosa uscita da quella capsula. Trunks è qui! Subito ragazzino, come se fosse essere uscito da me nel suo tempo non fosse stato abbastanza. Eh? Che cosa sta succedendo? Te lo spiego subito, dopo che ho distrutto quella cosa. Pensi di potermi sconfiggere? Ti stai sopravvalutando. Ah, siete pochi e patetici per davanti a me. Specialmente la vostra misera mossa Kamehameha è quanto di meglio riuscite a fare. Dovete sentirvi tutti onorati, presto farete parte dell'essere perfetto. Ma adesso devo occuparmi di un'altra faccenda, quindi dovrete essere pazienti. Mi assorbirò più tardi. Ho percepito incredibili livelli di forza in questa regione. Chi sei? Non puoi essere piccolo. Non è possibile che il vero piccolo abbia una forza di combattimento così straordinaria. Hai ragione, Vegeta. Mi sono fuso con Dio. Fuso con Dio? Ehi, sono venuto il più in fretta possibile. Ehi, piccolo. Voglio dire Dio. Come devo chiamare? Puoi chiamarmi Piccolo. Abbiamo due possibilità, possiamo rintracciare e distruggere Cell, oppure trovare gli androidi numero 7 e numero 18. Questo mostro vuole assorbire gli androidi così diventerà più forte. Che cosa succede? Che cos'è quella cosa? Vi spiegherò tutto, quindi dovremo tornare al laboratorio del Dottor Gero. Ci sono! Diario aggiornato. E dopo questa battaglia contro Cell, dovremo davvero tornare verso le montagne del nord per distruggere definitivamente il computer del Dottor Gero, che sta elaborando ancora dati su Cell. E per questo compito dovremo utilizzare Trunks, purtroppo. Beh, purtroppo è obbligatorio, visto che la barriera che avete visto due parti fa, quella con il simbolo del punto interrogativo bianco, diventerà presto, anzi è già, una barriera di Trunks a livello 30. Quindi per proseguire nella storia, perché quello è un accesso alla seconda parte del laboratorio del Dottor Gero, dobbiamo allenare Trunks fino a livello 30. Non sarà difficile, è a livello 27. Però, stando qui alle montagne del nord, possiamo anche vedere nuove zone, come questa esclusiva di Gohan, che possiamo distruggere, visto che Gohan è già a livello 27. E magari possiamo tornare indietro e affrontare questa zona con Trunks. Perché no? È possibile. Una volta distrutta la barriera diventa un'area qualunque. Quindi diamoci da fare. Allora, abbiamo dei facoceri da affrontare qui. Potrei anche trasformarmi in Super Saiyan per proseguire. Questi avversari sono deboli per Trunks. E troviamo una capsula d'oro. Non mi sembra ancora di essere mai trasformato in Super Saiyan con Trunks durante il combattimento. Ok, prima di farlo però analizzo questo particolare lupo, che è più forte rispetto a quello che troviamo rispetto al Nisetto S-439. E adesso possiamo trasformarci in Super Saiyan e fare tutti fuori, in men che non si dica. Anche se i lupi sono pericolosi rispetto ai facoceri.
Wow. Due critici da 250 punti sono davvero allucinanti a questo punto della storia. Questo è merito della 60 di forza di Trunks, 50 più 10 del Super Saiyan. E siamo già giunti nell'ultima parte di questa area. Attenzione, oddio. Dove fuggi? Ok, possiamo riprendere un po' di salute. Sapete che forse non basterà nemmeno questo allenamento per far salire Trunks a livello 30? E infine troviamo una capsula della forza più 5. La capsula più potente che abbiamo trovato finora, e una delle più potenti in assoluto, perché queste da 5 saranno davvero rare. E 5, come già spiegato in una parte passata, è il valore più alto che una capsula può aumentare in qualsiasi valore. Ok, mi sa che dovremmo sfidare qualche lupo in più per salire di livello più velocemente. Purtroppo l'energia del Super Saiyan si è esaurita, però ci ha permesso di affrontare questi combattimenti senza troppa difficoltà, diciamo. Ok, adesso ne riguadagniamo un po'. E dovremmo tornare al laboratorio del Dottor Gero, quindi dovremmo riaffrontare le montagne del nord da capo, praticamente. Anche se sarà molto più facile, visto che Trunks è molto forte. Ok, possiamo andare a trasformarci in Super Saiyan e lo faremo. Ok, mentre ero colpito, si è sorriva la trasformazione, mi sarei arrabbiato parecchio. Trunks ha raggiunto il livello 28. Bonus attributo, forza più 1, potenza più 1, resistenza più 1. Ok, se sono questi i progressi che facciamo, dubito che riusciremo a raggiungere il laboratorio del Dottor Gero con Trunks a livello 30, in ogni caso. Comunque, proseguiamo, abbiamo la zona dei falchi che sciottiamo, penso, appunto. Trunks è fortissimo negli attacchi fisici. Ok, recuperiamo un po' di salute. Tra l'altro qui abbiamo anche la barriera di Union a livello 30. Non è ancora il momento di esplorarla, non possiamo ancora. Tra l'altro Super Saiyan è molto comodo per questa missione, visto che ci muoviamo anche a velocità aumentata. Anche se questi avversari sono troppo deboli, penso, per Trunks. Si vede che siamo in una zona già affrontata. Ok. Non sto parlando molto perché voglio cercare di non far salire la trasformazione in Super Saiyan, quindi devo essere concentrato nei combattimenti, diciamo così. Ok, per avere più possibilità di salire a livello 30, affrontiamo anche questi tre banditi qui. Wow, 317 punti di salute tolti con un solo colpo critico, fantastico. Penso che utilizzerò Trunks più spesso. Ok, ovviamente non mi metterò a esplorare di nuovo tutte le zone laterali. Dovrei impiegare altri tre parti, praticamente. Quindi andremo direttamente di qua. E anche qui ci aspettano nuovi avversari da far fuori. Abbiamo due distruttori. Ok, questi ci aumenteranno parecchio l'esperienza, penso. No, perché non ho caricato il fendente? Ok. Ecco le rovine del laboratorio vero e proprio. E abbiamo questa nuova zona dove ci sono nuovi avversari. Ancora coccinelle. Ecco, appunto, dicevo io, non riusciremo a raggiungere il livello 30. Siamo nemmeno al 29, purtroppo. Caspita. Sono stato un po' stupido. Forse avrei dovuto affrontare le montagne, la zona di Ginger Town con Trunks, appunto. E vabbè. Troverò un modo per riuscire ad affrontare questa barriera, che intanto vi mostro. Eccola qui. Non possiamo ancora distruggerla, purtroppo. Ok, quindi penso che farò un taglio e ritornerò qui quando Trunks è a livello 30. Ok, non ci è voluto molto in realtà.
In ogni caso, Trunks è a livello 30 e tra l'altro, visto che mi sono andato proprio qui alle montagne del nord, ho trovato anche un... ecco, vediamo se lo riesco a far vedere. Ecco, un pesce. Potremmo accumulare anche di questi soltanto 3. Poi dovremo tornare a prenderli. E l'ho ottenuto distruggendo uno scagnozzo del signore della guerra vicino a un laghetto. Quindi sapete adesso anche come ottenere dei pesci, ecco. Ok, passiamo di qua e finalmente possiamo distruggere questa barriera. E questo è il laboratorio del dottor Gero. Ok, in realtà pensavo di dover aspettare che Krilli parlasse. In realtà bisogna andare in quest'altra sala dove troviamo appunto l'embrione di Cell. Questo deve essere Cell nella sua forma larvale. Wow, quella cosa è composta da cellule provenienti dall'attore più forte del mondo. A cellule di Goku e persino mie. Farò meno a distruggerla prima che ci capi un altro set tra le mani. Adesso devo trovare il computer principale del dottor Gero, che si trova in quest'altra sala. Eccolo qui. Questo deve essere il computer principale del dottor Gero. Vuoi dire che questa è la cosa che ha generato Cell? Sì. Perché non lo facciamo esplodere così ce ne liberiamo una volta per tutte? Attenzione, attenzione, violazione della sicurezza, sequenza di distruzione attivata. Accidenti, distruggere il computer era messo in modo un cogliere di autodistruzione. Dobbiamo andarcene da qui. Ok, non penso che ci sia qualcosa a tempo, diciamo, di autodistruzione, quindi basta uscire da qua. Ed ecco che cade una frana davanti all'accesso. Ehi, perché non teniamo subito del maestro Muten? Chi mi ha riferito che Goku sta meglio? Diario aggiornato. E fortunatamente appare una mappa proprio qui vicino. Non avrei davvero sopportato di riaffrontare di nuovo le montagne del nord tutte da capo. Sinceramente, ne ho già abbastanza. E dirigiamoci verso la Game House. Sono così preoccupato per Goku, spero che guarisca presto. Ehi, Trunks, chi chiedi sopra con Goku? Ok, possiamo salire quindi. Ecco la casa del maestro Muten, stranamente non spensierata come al solito. Ho fame, non c'è niente da mangiare qui? Ok, meglio salire di sopra. Come sta Goku? Sta bene, la febbre è passata, ora sta riposando. Ha bisogno di molto riposo il mio povero Goku. Ehi! Goku! Papà! Mi dispiace di avervi fatto preoccupare, ragazzi. Andato tutto bene, adesso mi sento meglio. Sei sicuro, Goku? Certo, mi sento bene. Ehi, nei miei sogni riuscivo a percepire tutto ciò che stava accadendo. Siamo in grossi guai, non è vero? Ho paura di sì. Ehi, Dio piccolo! Cosa? Ho detto qualcosa di sbagliato? Ascolta, sarò pure cambiato d'aspetto, ma il mio nome è sempre piccolo. Non dimenticarlo. È tempo che ricominci ad allenarmi. Devo raggiungere il prossimo livello. Il prossimo livello? Stai parlando del superamento del livello di Super Saiyan, vero? Quello che si è prestato anche Vegeta? Esatto, sono sicuro che ci possa arrivare. Datemi un anno di tempo. Un anno? Senza offesa, Goku, ma sei uscito fuori di senno? Cell potrebbe sobbriare da un momento all'altro e sarà la fine per tutti noi. Lo so, ma conosco un posto dove posso allenarmi per un anno in un giorno solo. Stai parlando della stanza dello spoglio del tempo, non è vero? Nessuno è mai riuscito a resistere lì dentro per un intero anno. Nessuno. Potrebbe essere troppo da sopportare. Ecco perché porterò con me Trunks, Vegeta e Gohan. Sicuramente uno di noi ci riuscirà. Allora sbrigatevi, Cell diventa ogni giorno più forte, non rimane più molto tempo. In realtà un giorno è più di quanto possiamo permetterci. Tu e Gon ce la dovete mettere tutta. Grazie, Kiki. Oh, Goku, non so che cosa farei senza di te. Vado a cercare Vegeta, ci vediamo all'osservatorio di Dio.
Diario aggiornato. Credevate che fosse arrivato il momento di utilizzare Goku, eh? Purtroppo non è ancora arrivato il momento. In ogni caso, faremo anche noi bene a dirigerci verso l'Osservatorio di Dio. Forse magari con... Dai, andiamo con Trunks. Non ci vorrà molto. E poi potremo concludere effettivamente tutta questa parte. Allora, andiamo all'Osservatorio di Dio. Purtroppo è un po' lontano dalla Game House. Fortuna che si può volare in Dragon Ball. Ok, eccolo, l'ho trovato. Perfetto. Salve Trunks, benvenuto nel Salvatore di Dio. Dovresti dedicare un po' del tuo tempo a camminare intorno e esplorare il luogo. Assicurati di parlare con Karin. Ok. Penso che potremmo entrare qui. Era qui la stanza dello spirito del tempo, vero? No, dall'altra parte, purtroppo. Wow, non mi ricordo nemmeno dove è la stanza dello spirito del tempo. Eppure ci sono stato due volte, due parti fa, ecco. All'Osservatorio di Dio. Eccoci qui. Intanto proprio siete trasportato da qui a lì, ecco. Ehi ragazzi, sono contento che siete qui. Ecco il piano. Solo due di noi si possono allenare contemporaneamente nella stanza dello tempo e dello spirito. Entrerò con Gohan, quindi Vegeta dovrà andare con Trunks. Va bene, andrò, ma solo a patto di entrare per primo. D'accordo, sai, questa è un'ottima occasione per un padre e un figlio che hanno bisogno, che hanno per conoscersi. Ti auguro che non sia uno dei tuoi trucchi, Carrot. Pensi che ti mentirei? Sono sincero, te lo giuro. La stanza del tempo e dello spirito è pronta. Troverete tutto ciò che vi serve. C'è cibo, acqua, un letto e un bagno. È tutto molto modesto, purtroppo. E mi basta il necessario. Non sto andando in vacanza, è tratta di lavoro. Ignoralo, Popo. È solo un po' teso, desidera solo completare il suo allenamento. Sì, Carotte. Dopo che mi sarò sbarazzato di Cell, mi occuperò di te. Una volta superata la soglia potete trascorrere un anno nella stanza, ma quando ne uscirete sarà passato solo un giorno in questa dimensione. Da questa parte. Piccolo, dovessi tornare sull'isola del maestro Muten. Ho la sensazione che gli androidi non mi troveranno a casa e verranno a cercarmi qui. Giusto, buona fortuna con l'allenamento, ragazzi. Diario aggiornato. Ok, possiamo concludere la nostra parte qui. Dovremmo tornare con Piccolo nella stanza verso, insomma, la Game House. Pronti per la prossima parte, in cui ci saranno nuovi combattimenti. Spero che questa parte comunque vi sia piaciuta. Dal vostro James è tutto. Ciao a tutti, ragazzi!